Era un falso allarme, probabilmente, uno scherzo di cattivo gusto, ma potrebbe essersi trattato anche di un avvertimento da non sottovalutare in un momento particolarmente delicato come questo. Tutto è cominciato intorno alle 19 di ieri, quando un impiegato dell'Agenzia delle Entrate di Bologna ha aperto una busta. All'interno c'era una lettera scritta a computer, con la minaccia di far esplodere una bomba anche a Piacenza. L'ordigno, secondo le indicazioni, poteva essere stato già posizionato in un ufficio del terzo piano dell'Agenzia delle Entrate di Via Modonesi. Subito è scattato l'allarme, l'edificio è stato evacuato e fortunatamente a quell'ora praticamente era deserto. Era invece aperto e pieno di gente, il supermercato presente nello stesso stabile, clienti e dipendenti sono stati fatti uscire subito. Le forze dell'ordine intervenute, polizia e carabinieri hanno trasennato la zona. Nella missiva era indicato anche un secondo obiettivo, gli uffici di Equitalia di Viale dei Mille. Lì la polizia ha subito accertato che non vi era nulla. All'Agenzia delle Entrate invece le verifiche sono durate diverse ore proprio per le dimensioni della struttura. Solo intorno alle 22, dopo aver ispezionato l'intero edificio, la polizia ha abbandonato le ricerche. Della bomba nessuna traccia. Stamattina dipendenti pubblici hanno avuto libero accesso alla struttura. Indagini sono in corso per risalire agli autori del gesto che passeranno seri guai.